Ciao ragazzi e bentornati su Itinerari di Pesca con una nuova serie di episodi. Mamma mia, testa sembra un gatto in discesa. Con una nuova serie di episodi dedicati, mi metto un cappellino. Laggiù c'è abbiamo qualcuno che ride sullo sfondo, se la vedete qui c'è, cioè, questo collo. Sì, si vede anche un po' di testa. Ci abbiamo con noi oggi la Edith che sta facendo gli stracati suoi. E di là invece abbiamo la nostra, vero? Salve. Ci siamo. Va bene, oggi sono in registrazione in autonomia, ma ci abbiamo anche appunto queste cossie. Vedete le cossie dell'Edit? Ma non mi tirava il collo. Ciao amici. Allora, questo è il cane che abbaia. Allora, continuiamo la nostra series per quello che riguarda Fishing Planet dopo il mese di aprile, dove siamo stati alle Lerni Vila Fisheries in Europa, che dovrebbero essere tipo nei paesi baltici, credo, in Austria. Qualcuno ride. Quest'oggi andremo al Mood Water River, che è un fiume, quindi per la prima volta dopo aver affrontato due laghi affronteremo anche lo fiume. È un livello 4. Vediamo un pochino di informazioni riguardo appunto al Mood Water. Al momento ci sono ben 65 player, c'è nemmeno un amico. I ruttini, sto digerendo. Allora, come vedete è un fiume con 2-3 spot molto interessanti, c'è qualche competitions, c'è qualche tournaments, ma non siamo interessati. Come sapete l'obiettivo di quello che è appunto il parlare di Fishing Planet qui su Itinerari di Pesca è quello di far conoscere un pochino il gioco giocandoci, quindi provando tutti i vari livelli, quelli che non sono stati magari ancora affrontati in altri gameplay, magari questi li avrete già visti, ma noi ci sposteremo appunto cercando di farvelo vedere tutto il gioco. Cercherò di livellare fin dove riesco prima di dover shoppare come un disperato e di capire se effettivamente Fishing Planet è un gioco free to play o se è un pay to win. Parlando con i vari ragazzi che vengono a trovarci nei live ci dicono che è un pay to win. Vedremo. Allora, il Mood Water River si trova in Missouri, è un livello 4. Il tempo che troveremo facendo la nostra solita pescata da un giorno, quindi nel giorno 1 abbiamo come detto un'altalenanza dalle 5, diciamo, abbiamo due picchi interessanti per le catture, uno alle 9 di mattina più o meno dalle 8 alle 10 e un altro più o meno dalle 16 alle 18. Abbiamo anche dei bei picchi durante la notte, di cui uno dalle 21 più o meno alle 20, dalle 20 alle 22, insomma l'orario più o meno è quello, e un altro picco che va dalle 2 alle 4 di mattina. Cercheremo di riuscire a fare le nostre catture e la nostra pescata direttamente la notte. Andiamo a vedere quali sono le specie ittiche di questo. Fa casino sullo sfondo, ora la uccidiamo. Quali sono le specie ittiche presenti all'interno di questo fiume? Come sapete il primo video è sempre dedicato un pochino al conoscere lo spot che andremo ad affrontare durante questo mese. Questo mese che ci vedrà protagonisti, se non mi sbaglio, c'è una programmazione del mese. Io non so che fine abbia fatto però la telecamera, perché io purtroppo ragazzi non vedo quello che sto registrando. So che è assurdo, ma è così. Dicevo, quello che riguarda questo mese sono ben 5 pescati. Faccio vedere, questo è il calendarietto e abbiamo, dato che saremo il, se non mi sbaglio, se non acuto il mercoledì, vero, da questo mese avremo il Fishing Planet, avremo l'1, l'8, il 15, il 20 e il 29, quindi oggi è l'1. Ogni mercoledì sera alle ore 20:30 faremo appunto i nostri episodi di Fishing Planet questo mese, appunto al Mood Water River. 5 episodi per questo mese, l'avevo detto 50 volte. Torniamo alle specie ittiche, abbiamo il Black Bullhead, poi abbiamo, che lo peschiamo col marshmallow, col pet food, le leeches e le small cut bait, Black Tail Shiner, abbiamo il Bluegill, abbiamo il Blunt Nose Minnow, abbiamo il Bowfin che cercheremo di insidiare a spinning, come il Chain Pickerel, il Channel Catfish che cercheremo invece di catturare pescando a feeder, il Common Shiner e sinceramente pesci che non sono ancora riuscito a prendere in questa realtà, per esempio il Freshwater Drum, che però si prendono preferibilmente con i Night Crawlers, con gli Small Minnows e con i piselli. Come sapete io ce l'ho i piselli, però me li volevo tenere per i livelli più avanzati. Però se è l'unica esca che ci permette di prendere il Freshwater Drum, perché no? Lo possiamo provare. Grass Pickerel, Green Sunfish, Largemouth Bass che cercheremo appunto di catturare a spinning, il Pumpkin Skid che da noi praticamente sarebbe il persicosole e il White Crappie.
Quindi cercheremo di fare delle battute sia a feeder fishing che delle battute anche a spinning con quello che è la nostra attrezzatura, ragazzi, perché come sapete non è che siamo super mega ultra power tecne flower attrezzati, quindi facciamo un pochino con quello che ci abbiamo. Si è spostata la telecamera, vedete la nuca dell'Edit che si guarda fra le gambe. Allora, salve, è sullo sfondo. Bene, detto questo, ragazzi, che dire, l'audio c'è, la registrazione anche, andiamo sotto, andiamo a vedere quali sono le licenze di cui abbiamo bisogno. Ci abbiamo una Basic Missouri License illimitata che però ci obbliga a rilasciare il Channel Catfish da trofeo, il Largemouth Bass da trofeo, il Bluegill da Trophic e lo Unique. Possiamo portare Take, Black Bullhead, Common and Trophy, Bowfin, Common and Trophy. Catture notturne vietate. Stiamo pescando dopo un aggiornamento dove è cambiato poco, vedrete un pochino durante la pescata che siamo tornati un po' agli inizi per quello che riguarda la gestione della lenza, del mulinello e della canna da pesca, ma lo vedremo fra poco. Allora, take vuol dire che bisogna portarli via per forza, vedete? Quindi ci vuole uno stringer o una hipnet. Allora, noi abbiamo preso invece, come sapete, mano a mano che stiamo battendo i vari spot, prendiamo le licenze, quelle avanzate, per poter fare un pochino tutto, poter prendere sia i pesci da trofeo, insomma tutte queste cosine qua. Abbiamo fatto l'Advanced Mystery License, non mi ricordo una cippa di quanto costa, non abbiamo obblighi di rilascio, non abbiamo obblighi di dover portare via e possiamo pescare la notte. Detto questo, scendiamo sotto, il costo di viaggio si parla di 1200 monedozze, di cui sono 1000 il trasferimento e un giorno 200 monedozze. Come sempre faremo un giorno, ma prima dobbiamo andarci ad organizzare per questa pescata, quindi andiamo nell'inventario. Per quello che riguarda la pesca spinning dobbiamo già attrezzarci adesso, anche perché dobbiamo un attimino capire che non possiamo fare più di una giornata, cioè non possiamo tornare a casa e ripartire, quindi andiamo a vedere un pochino quello che ci abbiamo a casa per quello che riguarda appunto la pesca spinning. Per gli artificiali a casa c'è rimasto dei grub, dei grub, degli shad e gnigni e gnigni che potrebbero essere interessanti come esche morbide. Abbiamo anche cazzo che ti frega, delle bass jig, degli spoon. Allora, io uno slop spoon da 7 grammi me lo porterei, perché non si sa mai, fa sempre comodo. E andrei a prendere magari qualcosina di morbidoso. Uno shaddino da 3 cm, no, uno shad da 5 cm luminescente qualora pescassimo la notte. E per il resto abbiamo già qualcosina nel nostro backpack. Andiamo a vedere un attimino, abbiamo un crow da 4 cm, uno shad da 5 e una jighead da 7 grammi. Dovrebbero bastarci per la cattura della maggior parte dei predatori presenti all'interno di queste acque. Andiamo sotto, andiamo sopra, andiamo dove cavolo vi pare, dove cavolo l'ho messo le esche. Ah, abbiamo un mini bass jig, che quello ce lo portiamo sempre. Abbiamo qualche esca diciamo rigida, abbiamo però il nano spoon, ma quasi quasi lo lasciamo, perché non è che abbia reso tantissimo, però non abbiamo nemmeno trote. Lo rimettiamo in home. Ci portiamo il narrow spoon, lo slop spoon da 7 grammi, un paio di casting spoon, uno da 14, uno da 9, un bison spinner da 9 grammi che ci hanno regalato i ragazzi, grazie mille bimbi, vi va bene, e uno spinner da 4 grammi, c'è un rotante, un burpino che poi toglieremo naturalmente dalla registrazione. Che cos'è un burpino, signora Biscuola, che oggi gliel'ho detto, lo spieghi? Che cos'è un burpino? Ma secondo te io l'ascolto? Perfetto, andiamo oltre. Perfetto, andiamo oltre. Detto questo, quindi, e poi ci siamo portati naturalmente il nostro fidato Walking the Dog. Ce la facciamo, penso, con quello che abbiamo già. Quello che invece ci interesserà di più acquistare è quello che ci serve per, appunto, mamma mia, che casino, che è successo qua? Abbiamo perso tutto, perso pure il pasturatore, perché non l'ho levato dall'ultimo spot. Benissimo, ok. Vabbè, allora di qua abbiamo la nostra All Round 360, potremmo scegliere qualcosa anche di più potente, ma non ci avemo i soldi, quindi andiamo con questa e speriamo bene. Abbiamo il nostro monofilo dello 0,25, siamo un po' più tosti in questa realtà perché si cerca magari qualche pesciolotto un pochino più ivi. Abbiamo sempre il nostro Spirecast 3000, abbiamo la nostra campanellina, adesso andiamo ad armare però, andiamo ad armare tutto il resto. Allora, per quello che riguarda le lenze, roba per i terminali, abbiamo gli ami del 1 e gli ami del 2, cioè roba gnucca, e noi mettiamo la roba gnucca,
perché appunto cerchiamo di far catture abbastanza importanti. Allora ci manca tutto quello che riguarda appunto le lenze, quindi andiamo in home, portiamoci dietro la lenza per i finali, andiamo pesantini, andiamo con un leader, lo mettiamo nel backpack, un leader del 20, perché siamo cattivi molto. Quindi andiamo nel backpack e andiamo con il nostro leader del 20, però nella canna naturalmente da feeder, là a metterlo qua. Quindi abbiamo il leader, abbiamo gli ami ce li abbiamo sì 1 e 2, quindi vi ripeto, andiamo pesantucci. Dobbiamo portarci anche qualche pasturatore, perché da quello che vedo non ce ne siamo portati nemmanco uno. Allora, cosa ci abbiamo? Cosa ci abbiamo qua? Abbiamo un closed feeder da 20 grammi, un open da 30 e un open da 60. Da 60 ci piace. La quanto fa la canna da pesca? Fa 30-90, quindi 60 ce la potremo fare. Però prendiamo il large, vabbè, mettiamocelo qua, uno, e uno da 60 lo mettiamo qui, così perlomeno abbiamo coperto la situazione. Adesso l'unica cosa che ci manca, naturalmente andiamo ad accorciare il finale, facciamo così, dato che sulla terza canna abbiamo un finale da un metro, abbiamo comunque il leader del 20, abbiamo l'amo dell'1, abbiamo però il trecciato, abbiamo un finale da un metro, di qua magari lasciamocelo a 2 metri, vediamo se un finale più morbido ci dà qualche cattura diversa. Per quello che riguarda le pasture, cosa, salute signorina Acuto, che cosa ci abbiamo nel backpack delle pasture? Un'emerita bifora, perché abbiamo 100 grammi di active feeder che noi buttiamo, perché 100 grammi purtroppo non la possiamo impastare. Andiamo nello shop, andiamo quindi nel ground bites and addictive, e cosa prendiamo per questa pescata? Abbiamo a 550 un active feeder e volendo ci abbiamo il black rock a 700. Che cosa fa? Bad from delicious flavor with chocolate, pepper and coriandolo. Small medium sized fish, particolare one feeder fishing in lakes, reservoir and rivers with warm water. Moderato. Beh, questo dovrebbe essere interessante. Proviamocelo, dai. Abbiamo comprato. Adesso siamo degli shopponi e l'abbiamo messo in backpack direttamente. Perfetto, ci piace. Voto 10. Allora, andiamo a prendere le esche. Se sapessi dove andare, ah, lo shop, perfetto. Per quello che riguarda le bites, le apriamo tutte. Allora, facciamo una cosa, guardiamo sull'inventario come siamo messi per quello che riguarda le esche nel backpack. Allora, pescatore c'ha il giacchettino, c'ha tutto. Vediamo le esche, abbiamo 17 small cut bait, 4 small minnows, tanto formaggio, un po' di marshmallow, un po' di cavallette e un po' di night crawlers. Quindi magari riprendiamo un po' di crawlers, vediamo un po' che abbiamo invece a casa. Alla home abbiamo il bread, bread with honey, dog bowl, abbiamo i pisellini, ce li portiamo, perfetto. Il pet food lo lasciamo qui, i casteri, i maggot, i red worm, cioè tutte queste esche volte più che altro al pesce piccolo, cerchiamo di tenerle qua. Proviamo ad andare nello shop a prendere qualcosa più di ciccia, dato che abbiamo scelto di pescare in maniera un po' più pesante. L'altra volta quello che rese abbastanza bene, se lo trovo, è il crawfish cut. Quanti sono però? Quanti ce ne dà? Vediamo, andiamo un pochettino, già nel backpack me l'ha messi, ce ne sono 15. Siccome l'altra volta è andato via come il pane, anche se è pesce tagliato, quasi 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 ce ne prendiamo un'altra fraccatella. Presi, ok, ce l'abbiamo. Marshmallow qualcosa ci abbiamo, bloodworm ma anche pure no, le mayflies ma nemmeno per sogno, i bigattini colorati no, e avremmo lo shiners, però lo shiners essendo un'esca ivi non la possiamo usare, il problema è quello. Possiamo prendere però un altro po' di night crawlers, ce li mettiamo lì. E poi per il resto non possiamo prendere proprio altro. Ci sono le rane, il crawfish, c'è qualsiasi cosa, ma non abbiamo né l'attrezzatura né la possibilità. Guardate, livello 34 e 34 hanno portato il mais e i piselli. Sono dei figli di buona donna. Hanno aggiunto però, vedete, il pineapple sinking, il sunflower oil cake sinking, una serie di esche piuttosto interessanti che giustamente richiedono l'acquisto tramite una fraccata di monete. Questi figli di una puzzella. Vabbè. Le esche particolari, eh sì, più si va avanti più sta sembrando che questo gioco possa diventare un pochino shopposo. Però vabbè, detto questo, siamo in inventario, ricontrolliamo bene la nostra attrezzatura, quindi la canna da spinning è pronta,
La seconda canna richiede la pastura che metteremo poi, ma intanto a istuivi che break the line while casting, attenzione, quindi nel trecciato non possiamo usare il crowfish ma possiamo magari usare i piselli, perfetto. Andiamo nella terza, che è quella un po' col trecciato, quella un po' cattivella. I netcrawlers li mettiamo qua, proviamo con questo, perfetto, ok, con il trecciato ignorante riusciamo a gestire il crowfish cut, benissimo ragazzi. Quindi le nostre canne da pesca sono tutte e tre pronte, noi siamo attrezzati, il primo video sta per giungere al termine, ma prima andiamo al Mudwater River, quindi pronti per il viaggio e si va alla prossima puntata. Ciao bimbacci!